si costituisce un ufficio ispettivo della Regione Campania per controllare l'appropriatezza delle prestazioni nelle strutture pubbliche e in quelle private. L'obiettivo è duplice: umanizzare il servizio, eliminare liste di attesa per le quali a volte un cittadino deve aspettare fino a 270 giorni per avere un'analisi, una visita cardiologica, una visita oculistica. Questa è una situazione da paese incivile. E dunque cancellare liste di attesa, cancellare i tetti di spesa che lasciano abbandonati a se stessi i cittadini per i 4 mesi finali dell'anno, e soprattutto poi avviare una riorganizzazione seria della sanità campana. In questi 2-3 mesi di lavoro effettivo abbiamo stabilizzato i precari della sanità, abbiamo ricostituito il fondo per le disabilità, abbiamo avviato un lavoro di sburocratizzazione. Ancora fino a qualche giorno fa i malati di SLA, per avere l'autorizzazione a comprare un sintetizzatore vocale, dovevano fare un calvario. Anche nella sanità dobbiamo sburocratizzare tutto quello che il servizio pubblico può dare alle famiglie e ai pazienti deve essere dato. A brevissimo prevediamo la possibilità di scegliere i migliori professionisti sul piano nazionale. Vi ripeto e la dico questa cosa con molta semplicità: io non ho bisogno di farmi clienti nella mia città o nel mio quartiere, ho bisogno di individuare i professionisti migliori che abbiamo in Italia per fare delle nostre strutture sanitarie strutture di assoluta eccellenza.